In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato nella seconda lettura alcune parole di Paolo agli Efesini, in cui Paolo ricorda che colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per essere pienezza di tutte le cose. Colui che discese nella carne, il Figlio di Dio, colui che prese la nostra carne mortale, che si fece uomo, fu colui che anche ascese ai cieli. C'è questa dinamica di discesa e di risalita, questa dinamica in cui il Figlio di Dio, la parola fatta carne, entra pienamente nell'umanità, condivide la vita umana e poi, crocifisso, morto, risorto, appare e infine sale al cielo, ritorna al Padre. È la stessa dinamica che racconta il profeta Isaia quando parla della parola di Dio. C'è un celebre capitolo, il 55 del profeta Isaia, in cui il profeta dice: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare. Così sarà della mia parola, questa è la promessa di Isaia. Uscita dalla mia bocca non ritornerà a me senza effetto, senza avere operato ciò che desidero e senza avere compiuto ciò per cui l'ho mandata. È nel Signore Gesù che si realizza tutto questo. È Lui la parola vivente del Padre. È Lui che realizza il desiderio del Padre, come la pioggia e la neve che fanno germogliare la terra. Ecco che il Signore Gesù, il Figlio di Dio incarnato, fa germogliare la terra, scende in mezzo agli uomini per dare vita, per diventare pane da mangiare, per diventare seme per il seminatore che viene seminato nella terra e produce molto frutto. E così ritorna al Padre, non senza effetto, anzi, avendo realizzato ciò che il Padre gli aveva chiesto, seminare il bene in mezzo agli uomini, seminare la riconciliazione, seminare la vita. C'è chi l'ha accolta questa vita e c'è chi non l'ha accolta,
ma il lavoro per il quale era stato incaricato il figlio, il compito che gli era stato assegnato viene assolto dal figlio. Lui ama fino alla fine, lui porta la parola del padre perché tutti la possano accogliere, ancor prima la possano conoscere. E invita, dopo la sua morte e risurrezione, invita, l'abbiamo ascoltato nel Vangelo di Marco, invita i suoi, i discepoli, a fare altrettanto, a compiere le sue stesse opere, ad andare e predicare il Vangelo, l'abbiamo ascoltato, ad ogni creatura. Ora vi invito, soprattutto voi che siete qui davanti, se serve alzatevi, guardate dietro di voi, sulla controfacciata della basilica. Vedete, in alto, sulla destra, è rappresentato proprio il Signore Gesù che sale ai cieli. È su una nuvola, viene rappresentato così, non sappiamo in effetti cosa voglia dire nella pienezza salire ai cieli. Vuol dire ricongiungersi al Padre, ma aspettate, c'è ancora da girarsi. Guardate subito sotto chi c'è. Affrescato da Giotto c'è Francesco che predica agli uccelli, a fianco alla porta, al portale. È interessante che chi ha affrescato questa basilica abbia abbinato questi due momenti, l'ascensione al cielo di Gesù e la predica agli uccelli di Francesco. Ricordate cosa vi ho detto poco fa, ritornando al Vangelo? Gesù che dice andate e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Vedete, Gesù non si accontenta, non dice a tutti i popoli, non dice neppure a tutti gli uomini, le donne, a coloro che vi ascolteranno, no, no, dice a tutte le creature. Francesco, obbediente, mette in atto ciò che Gesù dice. A noi può sembrare assurdo andare a predicare agli uccelli, andare a predicare alle piante, andare a predicare alle rocce. Eppure Francesco d'Assisi sente questo comando come un imperativo per lui e va e predica anche agli uccelli, a tutte le creature. Riconosciamo che Francesco d'Assisi capisce fino in fondo ciò che il Signore Gesù chiede prima di salire al cielo. Chiede che davvero tutta la creazione possa respirare della vita di Dio. Chiede che non solo le persone, ma che tutte le creature, proprio perché sono originate dall'unico Padre, possano riconoscere quell'unico Padre, possano a loro modo ascoltare questo annuncio bello, questo lieto annuncio, il Vangelo, che vuol dire proprio il lieto annuncio, la buona notizia. Gesù dà ai Suoi, e quindi anche a noi, perché siamo Suoi, siamo Suoi discepoli, dà a noi proprio questo comando, andate, andate ed annunciate a tutti. Che cosa annunciate a tutti? La buona notizia, cioè la notizia della riconciliazione, la notizia della benevolenza del Padre, la notizia dell'amore di Dio per tutte le sue creature. Noi ci prendiamo questo impegno, siamo d'accordo? Ci prendiamo questo impegno nella nostra vita quotidiana, con la sua presenza del Signore Gesù, perché abbiamo ascoltato anche questo al termine del Vangelo. Essi partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore agiva con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Con la sua assistenza, con il suo aiuto, con la sua presenza, quella del Signore Gesù salito al cielo, che è ancora presente in mezzo a noi. Con la sua presenza noi siamo resi abili, capaci di andare ad annunciare al mondo. Come? Con le parole, quando serve, quando possiamo. Con la nostra vita quotidiana, con la concretezza dei nostri atteggiamenti, dei nostri atti, con la quotidianità del nostro vivere.
con la nostra vita familiare fatta di successi e di insuccessi, di problemi ma anche di gioie, ci auguriamo. Con la nostra vita sociale annunciamo il Vangelo. È questo il compito che Lui ci ha lasciati, salendo al cielo. E ci garantisce di continuare ad essere con noi e di confermare la parola con i prodigi che l'accompagnano. Perché vedete, Gesù dice cose che sembrano un po' stranette. Nel mio nome scacceranno demoni. Noi scacceremo demoni. Prenderemo in mano serpenti, parleremo lingue nuove e se berremo qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Mai visto qualcosa del genere? Io sì. Tutti i giorni lo vediamo. Quando noi seminiamo un pezzettino di parola di Dio in mezzo al mondo, quando ci facciamo vicini alle persone che soffrono, non li guariremo forse i malati, ma staremo loro accanto. Non prenderemo in mano serpenti in senso fisico, ma in senso spirituale sicuramente, cioè saremo in grado anche di resistere alle tentazioni, saremo in grado di resistere ad ogni male, annunciando così la parola del Signore, annunciando il Vangelo a tutte le creature, come Francesco d'Assisi.